Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi vi porto una golosissima review di tutti i giocatori Foot Fantasy che ho provato, Hero e non, sul mio canale live sulla piattaforma Viola. Vi dico già che alcuni mi hanno sorpreso, altri secondo me sono meglio su una console piuttosto che sull'altra, ma senza perderci troppo tempo in chiacchiere, vi lascio subito a quelle che sono le immagini di gioco e le mie opinioni su questi giocatori. Allora ragazzi, dopo aver provato questa bella carrellata di fantafoot tra eroi e giocatori normali, mio piccolo parere, partiamo da Ben Nasser. 4 skill e 3 di piede debole, 1,75 m, alto normale, un giocatore che è praticamente ovunque a centrocampo, l'ho trovato molto automatico, soprattutto nelle intercettazioni, infatti c'ha un bel 89, e nonostante non sia un colosso, ci arriva e si fa sentire sempre. Tanta roba al 95 di aggressività, buona anche la forza nonostante non sia un parametro incredibile, buoni passaggi 92 e 90 si sentono. Non ho avuto la possibilità di provarlo chissà quanto in zona realizzativa, però comunque quell'85 di tiro e quell'84 di tiro dalla distanza, pure per tirare qualche bombetta da fuori, non è male. Onestamente, per quello che costa, che ossia 380 anche in ottica upgrade, visto che il Milan insomma almeno un paio li dovrebbe prendere, io ve lo straconsiglio sia come mezzala a 3, ma soprattutto come centrocampista magari a 2, con uno un po' più fisico, stile Vieira, Zaccaria, Fofana, quei giocatori un po' più difensivi, perché sto Ben Nasser è quello un po' più box box della situazione. Poi ho provato Ruben Santos Gatto a Silvestro Dias, 1,87 m, 2 di mossabilità e 4 di piede debole. Con lui già saliamo tanto a livello di prezzo perché siamo sotto al milione. Con il City potremmo prendere anche il bonus della imbattibilità nelle 6 partite, vi ricordo, a partire dal 17 marzo. Quindi rischia di diventare veramente una bella carta. Però sto Ruben Dias, non lo so, in game non mi è sembrato granché. Perché? A livello di body type, nonostante sia 1,87 m, mi sembrava un po' piccolino, poco ingombrante, poco irruento soprattutto negli interventi. Mi è sembrato veramente ne perdesse troppi di contrasti. Eppure parliamo di un giocatore con 95 aggressività, 92 forza, tanta roba alle statistiche di difesa, bene anche i contrasti. È uno che ti permette anche di impostare dal basso con quei passaggi che si ritrova. E poi mi è sembrato anche una specie di fake Lengdy, perché nonostante abbia 88 di velocità scatto, quasi sempre quando partivano in contropiede gli attaccanti veloci dei miei avversari, con sto Ruben Dias non recuperavo niente. Quindi è uno per difendere molto basso, cioè se vi pescano con questo che sta per campagne non riesce a riprendere. Quindi boh, onestamente mi aspettavo qualcosina in più, gli do un 7 proprio di stima, magari da riprovare con gli eventuali upgrade che prenderà. Chi mi è piaciuto tanto invece è questo Emrecane, 1,86 m, 3 di skill, 4 di piede debole, normale alto il work rate, costo veramente accessibile, e io l'ho provato DC, mi è piaciuto tantissimo, veloce con l'L2, Lengthy, si sente in campo aperto, recupera tutti, ottimi passaggi, si attacca all'uomo, interventi automatici, bene anche i contrasti, lui è uno di quelli che secondo me è una hit, la hidden gem della squadra, vi permette di linkare anche tutta una serie di carte Bundesliga carucce tipo vedi Bellingham, in particolare ve lo potete utilizzare anche tranquillamente a centrocampo come centrocampista un po' più difensivo, anche se le statistiche sono da Gullit Gang perché ha tutte sopra l'80, però non è quel centrocampista box to box come potrebbe essere magari un Ben Nasser. Però io onestamente l'ho gradito, io ho messo un'ancoretta ma perché avevo finito le ombre, altrimenti avrei dato magari anche un'ombra, però attenzione a non fargli perdere il Lengthy, mi raccomando, con gli stili di intesa in base a giocate PS4, PS5, validissimo su entrambe, gli do un bel 8 come voto. Passiamo a Hero e iniziamo con Fernando Morientes, 17 partite, 28 gol e 17 assist, 1,86 m, 4-4, piede destro, Lengthy anche il buon Fernando Morientes di base. In questo caso abbiamo una carta che secondo me, a parte che in questa foto sembra Montella, ma va bene, ha degli aspetti positivi e degli aspetti negativi. Perché? Allora, innanzitutto a finalizzare, come giustamente vedete dai gol fatti, finalizza molto molto bene, tant'è vero che ha 95 di finalizzazione e 94 di potenza tiro. Stile d'intesa ovviamente un falchetto, perché altrimenti il Lengthy di base non se lo prende. E mi raccomando, occhio, perché mi sembra che è una specie di fake Lengthy pure lui. Non vi aspettate quegli speed boost alla Haaland o alla Weghorst, perché questo qua fa un po' fatica un po' a lanciarsi. Infatti è quella la cosa che mi ha triggerato leggermente, però si muove discretamente con i doppi passi, skilla anche in maniera abbastanza piacevole. Ripeto, la cosa che mi ha fatto un po' storcere il naso è che fa un po' fatica ad andare via quando c'è da scappare e correre. Tuttavia gli darei un
8 meno, ovviamente, se parliamo di next gen, un 7 più se parliamo di old gen, però soprattutto in termini di qualità-prezzo sta carta di Morientes è abbastanza carina. Passiamo a Park Ji-sung. Pagato tanto, secondo me calerà, non ha la forza di mantenere questo prezzo. 12 partite, 3 gol e 3 assist, alto alto, 3 skill e 4 di piede debole, 1,78 m, può fare il CC e il CDC. Io l'ho giocato mezzala nel 4-3-2-1, dove ha fatto un po' quello che voleva, un po' si spostava, un po' rimaneva esterno, insomma dipende, perché sapete che se hanno 90 di lettura difensiva è facile che se ne vadano al centro questi giocatori qua. E soprattutto la cosa che mi è piaciuta tanto è la sua capacità di controllare il pallone, perché è molto agile, la passa anche discretamente bene, ha un buon tiro. Il prezzo è secondo me la cosa che lo penalizza tanto, perché non è il massimo, ovviamente, 1,2 milioni per una carta del genere, che alla fine sì, un Gullit Gang, ma ci sono tanti centrocampisti che sono validi alla stessa maniera. Quindi se consideriamo anche il prezzo, io darei un 7 anche a lui. Se invece consideriamo il rendimento della carta, che può giocare anche poi a 2 con uno più grosso vicino a lui da box to box, darei un 7,5-8 meno. Però mi aspettavo qualcosina e soprattutto, ripeto, mi auguro e mi aspetto che cali a livello di prezzo. JJ Okocha, campionato turco, completamente inspiegabile, perché l'hanno fatto del Fenerbahce e questo mi fa innervosire non poco. 5 skill, 4 di piede debole, che sono, diciamo, la sua dote principale. Spazio un po' in tutti i ruoli di attacco, ha fatto a me la bellezza di 13 gol e 13 assist in 17 partite. Diciamo che è il solito Okocha, classico giocatore secondo me da PS4. Fa un po' fatica ad andare via in velocità, lo riprendono perché c'ha quello stile di corsa explosive su PS5 che non è proprio il top. Finalizza così e così, alle volte fa dei gol incredibili, altre si mangia dei gol pazzeschi. Ha invece dei buoni passaggi. Skilla anche molto bene, tiene incollata la palla al piede, però ripeto, anche in questo caso parliamo di un giocatore che secondo me al momento ha un prezzo completamente fuori mercato. Paradossalmente preferisco più il Marvel, che vi dà una mano pure a linkare giocatori di Ligue 1, vedi Ginola, Mbappé, eccetera eccetera. Quindi gli do sul rendimento anche a lui un 7,5, se calcoliamo un prezzo un 7 meno, ma soprattutto il 7,5 su PS4 più che su PS5. Su di lui, ragazzi miei, che cosa dire, è un fenomeno, è un fenomeno. 1,84 m, il solito lower run, sinistro 4-4, 17 partite, 25 gol e 11 assist. Ovviamente il prezzo anche in questo caso è fuori mercato e non è un giocatore che tutti quanti possono permettersi, ma lui risolve tutti i problemi che aveva il Marvel in termini di finalizzazione, perché questo qua, soprattutto con il piede destro, dove il Marvel latitava un po', invece segna veramente tanto. Sembra quasi un 4.5 di piede debole, non un 4, mentre quello Marvel sembrava un più un 3.5. In campo aperto non vi sto manco a dire quanto viaggia. Io l'ho usato esterno e quanti gol ha fatto, clamoroso. Lo potete giocare anche punta, COC eviterei perché quei passaggi non sono proprio il massimo, ma a lui do un 9 pieno, perché allo Wairan si conferma praticamente uno dei 2-3 esterni che veramente corre e veramente fa la differenza in questo gioco. Anche per questo video è tutto, ragazzi, come al solito vi esorto a lasciare un bel commentino, un like, se non l'avete fatto iscrivetevi al canale, sono in live tutti i giorni sulla piattaforma Viola più o meno dalle 7:30 fino alle 2-3 del pomeriggio. Vi auguro una buona domenica, sono i vostri Beroschi e a presto, ciao!